Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplayed. Oggi è un video rapidissimo, una novità, insomma non ne faccio molto spesso di video in mezzo alla giornata dove vi avviso, vi faccio una sorta di news, perché questo gioco è uscito, l'ho portato 2 anni fa e non era attualmente in vendita né disponibile ed era una sorta di tech demo. Ora è ufficialmente uscito su Steam in Early Access ed è un simulatore di stazione spaziale, abbastanza realistico insomma. Costa 12,49€, attualmente scontato a 11, mi ricordo i tempi 2 anni fa, ormai, Ocean Caster mi scrisse molto bello, chissà se lo finiranno mai, e allora al momento è uscito in Early Access. Quello di cui potete godere attualmente è un tutorial che ci guida in tutte le meccaniche, la sandbox che ci permette di sperimentare tutto col gioco senza restrizioni, salvare la stazione, accelerare il passare del tempo, 7 tipi di navi spaziali, 2 tipi di moduli di stazione, ognuno di essi in 4 differenti stili, 3 tipi di pannelli solari, insomma, le richieste degli astronauti sono simulate, quindi la fame, il sonno, la possibilità di doversi lavare, di stare in salute, quindi di non avere i muscoli che diciamo si atrofizzano, le attività extraveicolari, insomma, e asteroidi, sciami di meteoriti, insomma, contro la nostra stazione. Quello che manca al momento è la modalità carriera, che qua adesso non ricordo se in 6 mesi o un anno potrebbe arrivare, ed è quella che in pratica andrà a darci la possibilità di fare ricerca delle varie tecnologie, insomma. Il gioco è molto carino, non è sicuramente per tutti, dovete essere degli appassionati. In pratica qua quello che facciamo nella modalità, diciamo, sandbox è quella di piazzare tutto e simulare, se no la modalità proprio quella di tutorial è un assaggio di quella che poi sarà la modalità storia, insomma. Il gioco è ancora incompleto, ma ricordiamo è uscito oggi, quindi io mi aspetto degli aggiornamenti corposi, perché comunque da allora sono passati un paio d'anni, quindi io credo che siano anche belli che pronti. Adesso io vi invito ad andare a rivedervi il video fatto qualche 2 anni fa, appunto a luglio del 2018, dove vi snoccioliamo un pochino il tutorial. Capisco che non sia per tutti questo tipo di gioco. Io adesso ho appena dato l'ordine all'astronauta di tornare sulla Terra e quindi stiamo simulando il rientro, magari chiuderò lo shuttle e non andare via così, però va bene. Potete vedere anche la possibilità di piazzare gli astronauti in EVA, attività extraveicolari, vedere anche comunque il suo stato di salute e tutto. Allora ragazzi, questo è il gioco. Adesso usciamo, torniamo al menu principale. E questo era Space Station Continuum, uscito proprio oggi, 24 giugno, in Early Access su Steam. Spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questo video, insomma, e lasciatemi il vostro commento qua sotto. Vi ricordo, se volete restare informati, iscrivetevi al canale, insomma, potete dare un sostegno al canale usando anche i referral. Che vi consiglio appunto anche l'Humble Bundle, dove potete trovare tanti giochi ogni mese pagando una piccola cifra. Se volete appunto contribuire al canale, c'è sempre appunto, come dicevo, il referral di Stan Gaming, il tag di Epic Games. Se proprio volete donare, usate il link Streamlabs qua sotto e non gli abbonamenti YouTube, che alla fine quelli vanno persi, chissà dove finiscono. Quindi vi ricordo, ogni donazione è puramente volontaria, non dà dei vantaggi, insomma è un sostegno al canale. Se qualcuno di voi è fan di vecchie, fan, mi inquieta sempre un po' di timore questa parola, se è un appassionato di giochi indie di vecchia data, insomma, e vuole contribuire al canale, benvenga, insomma, un abbraccio e un saluto a tutti, alla prossima e ciao ciao.